Vai, vai, grazie. Dunque, stavamo dicendo che è dal 72 che qui a Villa Gentile non si facevano lavori e adesso sono terminati. Sì, dopo circa 40 anni e dopo tantissime lamentele sia da parte delle varie società sportive che dal mondo dell'atletica, l'amministrazione ha recuperato le risorse necessarie per fare un'importante ristrutturazione all'impianto di Villa Gentile, l'impianto di atletica più importante non solo genovese ma ligure. È stata rifatta la pista? È stata rifatta completamente la pista, messa in sicurezza e tutta l'attrezzatura, come potete vedere, la gabbia dei lanci è completamente nuova, i salti, i sacchi dei salti in alto e il salto con l'asta completamente nuovo. Un investimento di circa 150.000 euro che l'amministrazione comunale ha reperito grazie alla Fondazione Carige e alla Regione Liguria, e siamo riusciti insomma in questa opera importante soprattutto in un periodo di crisi economica. Pochi mesi fa, forse un mese fa, è arrivata la denuncia del CONI che a Genova non ci sono strutture sufficienti per lo sport. Che cosa risponde? Ma l'assessore allo sport posso dire che Genova necessita di, innanzitutto di un palazzetto per permettere al basket e alla pallavolo di poter disputare partite importantissime anche di Serie A1, e quindi il prossimo sforzo sarà quello di reperire le risorse necessarie per realizzare questa opera che viene richiesta un po' dai vari soggetti. Comunque Genova, in rapporto ai propri residenti, è una delle città con più impianti sportivi nel nord Italia. E molti hanno bisogno di interventi, gli impianti hanno bisogno di manutenzione ordinaria e costante, cosa che nel recente passato così non è stato. Quindi Villa Gentile è la prima tappa? Villa Gentile non è una delle prime tappe, perché in questi giorni stiamo inaugurando diversi impianti, e sì, è un percorso intrapreso in questi due anni e che vogliamo concludere quando riusciremo a realizzare anche il palazzetto dello sport. Ok. Allora, ok? Sì. Ecco, ok.